Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. La prima giornata della Serie A Team 2017-2018 si apre con la vittoria della Juventus, campione d'Italia sul Cagliari. Apre Mario Mandžukić, la girata del croato sulla cross di Lichtsteiner. Nulla da fare per Cragno, primo gol in campionato, primo gol del campionato per Mandžukić. Juventus che raddoppia con la grande intuizione di Miralem Pjanić. Dybala guarda Cragno negli occhi e poi lo batte con il mancino. Primo gol in campionato con la maglia numero 10 per Dybala dopo la doppietta in Supercoppa. Segna anche in campionato la Hoxha. Juventus che trova il 3-0 nel secondo tempo. Controllo e rasoiata del pipita Gonzalo Higuaín sul pallone servito da Alexandro. Movimento da grande attaccante e diagonale imparabile per Cragno e 3-0 della Juventus. Il Napoli risponde alla squadra campione d'Italia, apre l'autogol di Suprayen sul calcio d'angolo a vuoto Nicolas. Tutto regolare nonostante le proteste, il tocco di Suprayen col pallone che termina nella porta del Verona. Napoli che poi raddoppia con una grande ripartenza. Insigne con l'esterno, Milik conta i rimbalzi e poi incrocia il diagonale imparabilmente per Nicolas. Segna con il piede debole Arkadiusz Milik, preferito a Mertens dal primo minuto. Ricambia la fiducia di Sarri. Nel secondo tempo Mertens va in campo, lo scambio con Insigne, chiude Nicolas, vede lo spiraglio per far passare il suo sinistro Fawzi Ghoulam. Il sorriso dell'algerino per il gol del 3-0. C'è gioia anche per Ghoulam, c'è gioia anche per l'Hellas Verona. Calcio di rigore per il fallo di Yusai, cartellino rosso per l'esterno albanese. Dal dischetto Pazzini batte Reina, trasforma per il 3-1. Torna a segnare in Serie A Team Pazzini. La Roma passa all'Atleti Azzurri d'Italia con la punizione intelligente di Alexander Kolarov sotto la barriera. Tutti si aspettavano la conclusione di Potenza, invece l'ex Lazio e City va sotto la barriera e sorprende Berisha. Gol decisivo per la Roma. Il Bologna va in vantaggio dall'ara sul Torino. Il cross di Verdi dall'altra parte raccoglie Eusebio Di Francesco che spedisce all'incrocio. Il primo gol del Bologna in campionato lo sigla Federico Di Francesco. Tiro imparabile per il portiere del Torino che reagisce e trova l'1-1 con la giocata di Adem Ljajic. Un impeccabile mirante sul destro del serbo. La giocata di Adem Ljajic che si ritaglia lo spazio per calciare. Destro che inganna Antonio Mirante. Il Milan va subito in vantaggio sul campo del Crotone. Rigore e rosso con l'ausilio del VAR. Dal dischetto che sì, non perdona. Intuisce Kordaz ma non può evitare l'1-0. Milan sopra di un uomo per l'espulsione di Ceccherini e di un gol. Diventano però subito due con la giocata di Suso e il colpo di testa di Patrick Cutrone, grande protagonista dell'estate rossonera. In gol il giovane attaccante del Milan. Con il destro di Suso anticipa tutti anche Kordaz. Cutrone protagonista anche in occasione del gol del 3-0 quando ricambia il favore per il diagonale di Suso. 3-0, chiude di fatto la partita nel primo tempo il Milan. Sinistro su cui Kordaz non può nulla. Rigore anche per l'Inter, fallo su Icardi. Dal dischetto non sbaglia il capitano della squadra di Spalletti, spiazzato Sportiello. Inter davanti sulla Fiorentina. Esecuzione perfetta quella di Mauro Icardi che poi concede il bis sul cross di Perisic. Va in quota il puntero argentino convocato da Sampaoli. Gran bel gol quello di Icardi. Sceglie bene il tempo, angola bene il colpo di testa, gran cross di Perisic. Grande giocata di Icardi. Nel secondo tempo il 3-0 con il cross di João Mario, il tuffo di testa di Ivan Perisic. È rimasto a Milano, sponda nero-azzurra, trova il gol che mette il punto esclamativo sulla prima vittoria in campionato dell'Inter. Il Benevento si gode l'esordio in Serie A Team, lo fa con questa magia di Amato Ciciretti, da fermo
piazza il pallone sul secondo palo, vola Puggioni, ma non può evitare l'1-0, il gol bellissimo di Ciciretti per il vantaggio del Benevento al Ferraris. Samp che reagisce, la risposta di Belez, arriva poi Fabio Quagliarella a timbrare il gol dell'1-1 per rimettere in equilibrio il match. Prima la parata di Belez, il tap-in di Quagliarella, posizione regolare come suggerito anche dal VAR. Nel secondo tempo rimonta completata dalla Samp, recupera una gran palla Ramirez, la serve con i tempi giusti a Quagliarella che non sbaglia davanti a Belez, fa 2-1, fa doppietta Quagliarella, grande protagonista del match. Il Chievo passa in vantaggio sul campo dell'Udinese con la girata di testa di Roberto Inglese sul corner calciato da Walter Birsa, la deviazione di Inglese che sorprende sul suo palo Scuffet. Chievo subito davanti, la reazione della squadra di Del Neri, De Paul trova Terò, calcia di prima intenzione, il capitano esulta, gol dell'ex per Cyril Terò. Sorrentino tocca ma non può evitare il gol dell'1-1, calcia molto bene Terò, ma nel secondo tempo torna davanti il Chievo con Birsa che guarda la porta, parabola che sorprende, Scuffet probabilmente troppo davanti. Un gran gol quello di Walter Birsa, parabola che vale al Chievo l'esordio con vittoria nel nuovo campionato.